Ma è il minimo indispensabile, sgomento come tutti i cittadini siciliani. Il governo Musumeci aveva visto bene quando aveva individuato la CUC nella necessità di una forte riorganizzazione. Io non voglio entrare nell'ambito di responsabilità che accerterà la magistratura, se sussistenti come rappresentate da parte degli investigatori dovranno ovviamente essere accertate e auspico il massimo della severità. C'è poi un tema che riguarda la politica, l'organizzazione del governo e mi fa piacere di aver dato nel tempo delle indicazioni molto forti. La Sicilia, come primo atto, ha adottato il protocollo anticorruzione e quando qualcuno, come troppo spesso mi è capitato di leggere, vede in me un ostacolo alla realizzazione dei propri obiettivi, deve sapere che questo ostacolo ci sarà oggi e sempre. È il chiaroscuro della giornata. Nelle ultime 36 ore più di 10 trapianti, tra cui un trapianto da vivente su un bambino di 4 mesi, e la tristezza di aver letto fatti antichi nel tempo ma attuali nelle abitudini. È il nostro essere siciliani, tutto e niente. 25 di questo mese si riparte perché i cittadini siciliani hanno bisogno di ricevere cure. Il 25 di questo mese si riparte perché devono ripartire tutte le prestazioni chirurgiche, le prestazioni ambulatoriali e gli screening, soprattutto quelli oncologici, ma occorre farlo in sicurezza con un protocollo preciso che abbiamo individuato. Siamo da questo punto di vista ottimisti perché la sanità siciliana non solo ha dimostrato di essere in gamba e di riuscire a reggere nel momento dell'emergenza. Ma siamo molto ottimisti perché oggi giochiamo la partita più importante, che è quella di testimoniare ai cittadini siciliani che ci si può fare curare qui e che non c'è bisogno di andare altrove.